So, Paolo, I remember you were fascinated by this political phenomenon that was happening, and you included the scene that I don't think was in the original script. No, it was in a version that, scusami, mi sbaglio di idea. Ho aggiunto questa scena in una fase finale durante la preparazione, perché mentre facevamo i sopralluoghi dappertutto c'erano segni di questa violentissima campagna elettorale e che stava dividendo l'America e divideva anche la nostra troupe. Nella troupe con cui giravamo c'erano sostenitori delle fazioni opposte. Ci aveva colpito in particolare che i capi reparto erano periodi e invece i macchinisti elettricisti erano per Downstroke, quindi eravamo tutto della Georgia, quindi nel profondo sud americano. Molti di questi crew member avevano le armi nel portabagagli, cosa che abbiamo scoperto essere piuttosto comune negli Stati Uniti. Many crew members have shotgun and everything. See, I think you can see here exactly why it was so wonderful to shoot this film with Paolo, because he came to America and to this story with a very Italian eye, looking and laughing and being curious and questioning, you know, many American ways and traditions and culture. So it was also fascinating, Paolo, because again, as an Italian filmmaker, I remember you were being because Italian film is very free. When you know, there's a sense in English, we have a phrase which is guerrilla filmmaking, which is you run in, you take the shot, and you run out, you know, and you just use the environment. But in America, it's no, we have to have permits. Do you have permits? You can't stop short of shooting before 9 in the morning. You know, if you have permits, do you have safety issues? Do you have, so many rules and regulations about filming in America. Which I know as an Italian, I remember you were like, why do I have to do this? Can't I just go in there and shoot it? Posso tradurre così contemporaneamente rispondo. Faceva notare Helen che appunto l'impatto della parte italiana del film, che eravamo il sottoscritto, ma anche l'aiuto del regista, il direttore della fotografia Luca Bigazzi, la sua troupe, eravamo sconvolti da una serie di regole dello schedule, dell'organizzazione del lavoro americana, per cui per esempio, vi faccio un esempio, e che invece appunto noi in Italia siamo più abituati, lei diceva, a girare guerriglia style, cioè alla maniera dei guerriglieri, e correre a cercare la luce. Noi per esempio, posso raccontare un piccolo episodio, avevamo due aiuti registi, uno era il mio aiuto regista, era una ragazza italiana, Betta, e uno era un aiuto regista invece delle Union americane, Martin, che aveva fatto Creed. Secondo le regole molto rigide dell'organizzazione del lavoro negli Stati Uniti, una volta eseguito un chuck, bisogna dare lo stop e aspettare che tutti i reparti controllino gli attori. Ma noi eravamo a bordo di un camper senza aria condizionata, nel luglio bollente della Georgia e della Florida, non potete immaginare l'umidità, e dovevamo, secondo l'aiuto regista, fermarci, aspettare che arrivassero le altre film unit che avrebbero controllato trucco, per poi girare il successivo giallo. A noi sembrava una fantasia, per cui ci rifiutavamo di fermarci. Non dicevamo, spegnevamo la radio con la quale eravamo collegati
alle unit dell'aiuto regista e in pratica scappavamo seguiti dal resto della troupe, tanto guidava Donald Sutherland, Elena era d'accordo, io sistemavo la aiutavo Elena a sistemarsi la pannucchia da cancro, Donald sistemavamo il sudore, mettevamo il sudore noi, non aspettavamo comunque il parrucco, ma scappavamo e giravamo come dei matti, mentre dalla radio gracchiava la giornalista. What the fuck are you? Please stop!